Ci ha ricevuti, per carità, ci ha subito detto di sì, però l'incontro non è stato confortante per noi, perché comunque lui ha confermato che la semilibertà c'è per i tedeschi, che non si può fare niente e che lui l'altra volta quando aveva detto che invece dovevano andare in galera per 2 anni e mezzo prima di chiedere la semilibertà, non è così perché lui non aveva capito bene che in questa land, come dicono loro, in questa regione, loro hanno la cittadinanza lì e si può fare. E si può fare. E allora, e pensi che in questa città, in questo a Essen dove sono loro, c'è la fabbrica, c'è persino la fabbrica, perciò pensi come sono stati protetti e insomma si sono comprati tutto. Noi siamo convinti che i tedeschi hanno lavorato bene, meglio degli italiani che se li sono fatti scappare. È così. Come avete reagito ieri sera quando avete avuto la notizia? Malissimo, malissimo. Peggio di così non si può. Eravamo tutti a casa mia perché dovevamo discutere di cose nostre per i ragazzi e combinazione questa giornalista tedesca che ogni tanto mi chiama quando ci sono notizie mi ha chiamata ed è stato. Noi pensavamo stasera almeno festeggiamo, siamo tutti qua, avevamo pure lo spumante pronto. E dopo la notizia della scorsa settimana? E lo spumante è lì. No, è da ieri, da quando hanno. Sì, però la scorsa settimana invece avevate ricevuto quasi delle notizie, se non proprio del tutto positive, comunque che davano speranza. La settimana scorsa sì, eravamo un pochetto più tranquilli, però guardi, noi abbiamo sempre detto finché non sono dentro non canteremo vittoria e infatti non la canteremo più vittoria. Vi hanno fatto male le parole di Guariniello che ha detto che in realtà non sono proprio liberi. Molto, molto, infatti stamattina io ho avuto una crisi lì come si chiama, dal procuratore. Perché lui ha detto che si sono sentiti con Guariniello e che comunque per loro questa è una pena e va bene, è una pena. Ma che pena è che vanno a dormire in carcere per qualche anno e avranno una camera a 5 stelle di sicuro? No, 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 per noi non è una pena. Per noi è l'ennesima presa in giro, è l'ennesima coltellata al cuore. Proprio perché vi sentite prese in giro. Molto, altro che se ci sentiamo prese in giro. Ma le dirò che più degli italiani che hanno lavorato prima di Bonafede, perché Bonafede è una persona, guardi, che uno che ti chiama a casa, sera, mattina, ha chiamato ieri sera, ha chiamato stamattina, perché comunque a lui queste cose le spiacciono, però chi ha lavorato prima ha lavorato molto male, anzi non ha proprio lavorato, ha lasciato le cose che andassero così al caso da sole. E ora come affronterete il tutto? E ora andremo, la prossima settimana andremo a Roma con la sindaca che si è rivelata veramente quella che è. E poi probabilmente andremo anche in Germania insieme.